Ora si può peraltro arrivare, lascia che io distingua questo punto con perpetua cura, alla meta vera e propria di ogni cultura esoterica, all'educazione puramente umana, per due vie. O da sé solo, con l'ingegno, il profondo riflettere ed indagare, con l'educazione del proprio spirito e del proprio cuore, secondo i risultati di tal riflessione, o per mezzo della società, che in tal caso non può essere la società più vasta e civile, poiché appunto in questa ebbe luogo cotal situazione isolata, ma solo una minore e separata associazione. Nel primo caso, la nostra idea, poiché essa è sorta lungo la via del riflettere, assume la forma della riflessione. Si viene ad argomentare, dialettizzare, dimostrare, a contrapporre e provarsi illogismi. Nulla impedisce che in questa forma la si predichi dai tetti o se altrimenti si vuole la si metta in carta, si faccia stampare e così via. Così, per trarre dal fatto l'esempio illustrativo, è ben possibile che io abbia cercato di esporre, secondo la miglior mia scienza e secondo le mie forze, l'intimo spirito di tutti i misteri possibili e nessun punto mi sia trattenuto e chiuso in me, servendomi continuamente della forma del ragionamento e del linguaggio consueto. Ma io sono in pari tempo certissimo di non aver comunicato a qualsiasi altro neppur la minima parte di quanto egli non può sapere né io posso svelare. E così si trovano alla portata di tutti, in tutte le librerie, libri che, sebbene trattino della massoneria, pure di massoneria non rivelano neppure una sillaba. Ma per contro, e fatene diligente osservazione, in tutte le librerie si trovano altresì libri di massoni e di non massoni che della massoneria non dicono neanche una parola, i cui autori forse nulla sanno di massoneria e che tuttavia sono interamente e genuinamente massonici. Perciò, ripeto, nulla impedisce che si divulghino in questa forma i misteri, poiché si divulga soltanto il discorso e lo scritto, non i misteri. Chi non l'ha già in sé non l'afferrerà mai. Per costui quel discorso si muta in una serie di suoni incomprensibili, quello scritto in carta bianca. O quando pure egli ne ricavi un senso, si tratta di un senso ben subordinato, incompiuto, non mai di quello integro e pieno a cui mirava l'esposizione. In questo caso si disputa e insieme si conchiude un trattato di spartizione per stabilire fino a qual punto si voglia far valere la tesi sostenuta e fino a quale no. E con ciò si acquista pur sempre qualcosa, perlomeno si prepara la strada alla verità. Ma il non intendere o il fraintendere porta ben piccolo danno, che tanto vale come nessun danno addirittura. Perché in ultima analisi, che cosa è mai che viene frainteso se non un filosofema? A che cosa mai tocca per questo rovina, se non tutt'al più alla gloriola dell'autore primo di tal filosofema, il quale, quando abbia ancor solo un barlume di vero spirito, non ripone nella sua gloriola alcun valore? Ma per quel che concerne poi il caso secondo, poiché ciascuno riceve la cultura puramente umana per mezzo di una società esoterica, il che vale semplicemente separata, l'istruzione destinata alla società chiusa dovette agevolmente far ricorso ad una forma affatto diversa. Non a quella del ragionamento, che invita alla discussione, in quanto fornisce dei principi, stimola a cercare la prova di questi principi e non vuole estendere le proprie affermazioni più in là di quel che si estendano i suoi principi, ma a quella racchiusa nella semplicissima espressione: una volta che è così, così sappiamo, e così saprà ciascuno che si ponga al nostro livello. Questa istruzione dovette rivolgersi non già come la prima esclusivamente all'intelletto,
tanto, ma piuttosto all'integra natura dell'uomo e quindi non permettere la discussione propriamente detta. Infine, dovete, poiché essa discende, secondo l'ipotesi, dalla più grigia antichità, essere involta in espressioni e immagini metaforiche. Se un tale insegnamento perviene a coloro che non ne sono ancora capaci, esso sarà, come senz'altro si intende, altrettanto poco compreso quanto la sua prima forma filosofante e raziocinante. Ma contro di esso non si discute, né si procede a dettare trattati, perché esso medesimo non ne offre alcuno e vuole essere accolto nella sua integrità. Benché lo si rigetta tutto insieme come profondamente falso e fanatico, o se si resta attaccati alle immagini come pieno di controsensi e assurdo, lo si dà in balia alle risate universali. Se non che, d'ora in poi, non è più biasimato, come nel primo caso, un individuo, ma avvilita per sempre una società assolutamente necessaria. Questo insegnamento della società separata, e a ciò io volevo accennare, non poteva quindi essere esposto in durevoli monumenti a vantaggio di chiunque potesse venir condotto dal caso a considerarlo, soltanto a colui del quale fosse maturamente provata e inquisita la capacità recettiva poteva essere comunicato. Ma in chi tuttavia non l'intende, esso muore prima di nascere, mentre chi realmente lo comprende e rispetta come è suo dovere, dona sicuramente, ma non senza circospezione, anche di più. Poiché tuttavia si potrebbe errare in quella disamina delle persone, si dovette servirsi di mezzi esteriori, quali sono le proibizioni solenni, per assicurarsi la segretezza, anche riguardo alle forme esterne. Ed ora sono alla mia terza e significativa conseguenza. È sommamente verosimile, e così argomento, che la dottrina esoterica potesse venir propagata solo per mezzo della tradizione orale, senza appunto ricorrere alla tradizione scritta. Anzi, la comunicazione scritta dovette essere rigorosamente proibita. Perciò la nostra ipotesi, più sopra enunciata, che una catena ininterrotta di cultura esoterica accanto alla pubblica sia discesa giù dall'antichità fino ai tempi nostri, deve aver avuto fondamento, in quanto si dovette cercare la dottrina segreta non già nei libri, ma in una tradizione orale che ancora perdura. La quale ipotesi sembra essere confermata anche dalla circostanza che al tempo dell'origine dei più antichi misteri non si sapeva ancora bene come redigere le idee in iscritto, e così nelle cose segrete e sacre si rimane ordinariamente al vecchio metodo. Conosco benissimo tutti gli svantaggi della trasmissione orale e tutta quanta la difficoltà di portare alcunché alla condizione di verità dimostrabile lungo la serie degli anelli di una tal tradizione, ma so altresì che si possono pure trovare, con la semplice riflessione e senza erudizione storica, dei rimedi a quegli svantaggi e dei chiarimenti a quella difficoltà, che è certamente possibile, in una parola, dimostrare l'autenticità di una tal tradizione orale, sebbene lo svolgerla mi condurrebbe troppo lontano. Da una osservazione soltanto, che qui mi si impone e che io stimo importante, non posso astenermi, ed è la seguente. Non poteva mancare che una cultura esoterica realmente esistente influisse sulla cultura pubblica, che molte circostanze della storia profana, che stanno in essa come spezzate, si possano pienamente comprendere partendo dalla storia della cultura esoterica e che alcune personalità, le quali furono anelli della tradizione segreta, compaiano ad un tempo come notevoli figure nella storia profana. Pertanto si può ben pensare che la storia profana possa venir spiegata muovendo dalla segreta.
Ma viceversa, in conseguenza dei principi fondamentali testé enunciati, era necessario che i possessori della dottrina segreta lasciassero tosto cadere tutto ciò che per una qualche lor colpa veniva a conoscenza del pubblico, se ne straniassero e non continuassero più a costruirvi sopra. Che quindi la storia segreta della cultura non si possa conseguentemente dimostrare per mezzo della profana e nessun dato di questa possa essere ad un tempo dato di quella. Quel poco che giungeva in mani profane già per questo cessava di costituire una parte della sapienza riposta. Sicché i tentativi di ricostruire una storia segreta partendo dalla profana debbono condursi con gran precauzione. Così, nella maniera esposta, potrebbe dunque realmente essere sorto e pervenuto fino ai tempi nostri un insegnamento che ora fosse confermato in seno ad una separata società. Ma quale valore e quale significato poté avere questo insegnamento pervenuto per la sequela dei tempi? Deve forse esso porre in qualche modo dei vincoli alla libertà e al progresso della ragione, soggiogare con l'autorità il libero impulso alla ricerca e imporre una fede cieca? Coraggiosamente, più forte che posso e a costo di ogni rischio, io grido, lungi sia, lungi dal massone, il quale deve aver rigettato tutti i vincoli dell'autorità, che egli qui si lasci cacciare tra nuovi vincoli segreti. Lungi sia da lui che tende ad ottenere una cultura puramente umana e in generale a vivere soltanto nello spirito, l'eventualità che egli si lasci qui legare ad una nuova lettera. Lungi sia dalla società che disprezza ogni spirito di corpo il pericolo di trasformarsi essa stessa in una corporazione. Allora, che cosa furono coloro che gettarono il primo seme di questa istruzione, possibilmente esistente, e quelli che più tardi la svilupparono, perfezionarono, accrebbero? Che cosa furono dunque che non fossero anche loro lontani discendenti? Che cosa avevano in sé che anche questi non avessero in sé ugualmente? Con quale diritto fecero quelli ciò che essi fecero, che anche questi non avessero lo stesso diritto? La cultura pubblica, col procedere dei tempi, ha progredito ed è verosimile che così abbia fatto anche la cultura esoterica. La pubblica progredirà ancora. Né la esoterica può arrestarsi e rimanere indietro alla prima. Ma quell'insegnamento tradizionale, se ne esiste uno siffatto, non può avere altra autorità che quella conferitagli dalla sua venerabile antichità, non altro che quella a cui sola può aspirare qualsiasi uomo e qualsiasi attività umana sopra altri uomini, cioè che si supponga di buon grado di avere in sé nascosta una sapienza, che si facciano seri sforzi per trovare questa sapienza e che la si accolga con gioia, dopo averla trovata e confermata nel proprio intelletto e nel proprio cuore. Questo insegnamento tradizionale non poteva né doveva essere, per gli iniziati, altra cosa da ciò che sono per noi, come partecipi della cultura profana, Omero, Sofocle e Platone. Che si custodiscano fedelmente quelle reliquie della tradizione, né le si falsifichi, o, quando siano falsate, si restituiscano nella loro originaria purezza. È cosa ragionevole e richiesta dalla giusta venerazione dell'antichità. Che poi, in ogni insegnamento si parta da esse e se ne faccia del pari il testo delle proprie considerazioni, sarebbe un abile espediente per conservare l'unità della catena giuntaci per tradizione e perché essa trapassi ogni ora tal quale alla posterità. Che, infine, la si interpelli e se ne usufruisca, perché si volga a causa d'esse la mira ad una cultura pura e universalmente umana. Secondo l'unico punto di vista possibile dei misteri, è assolutamente necessario e illegittima ogni altra spiegazione. Siffatta restaurazione dell'antico,
Inoltre, questa interpretazione conforme all'antica civiltà che le si aggiunge è l'opera costante di ciascuna epoca e il mezzo con cui si accresce ed estende la somma dell'istruzione, il che costituiva la seconda parte della mia tesi. Così, su quel terreno della tradizione, ciascuno costruisce ciò che egli ha per l'appunto da costruire. Dall'uno si usano saldi materiali da costruzione, dall'altro, per usare qui anche un'immagine impiegata da un sacro autore, paglia e stoppie. Ma tanto la prima che la seconda costruzione deve essere confermata dalla prova del tempo e conservata per l'epoca successiva, che può poi decidere se questi materiali debbano essere aggiunti per qualche utilità all'antico tesoro o rigettati come nessun valore. Ma come può talun massone, se lo scopo della massoneria è così pienamente determinato, proposto e distinto, disconoscerlo al punto da recargli, come ben sanno anche i profani, contributi inefficaci e alieni affatto? Ciò si unisce così strettamente con un'altra lagnanza che ho spesso sentito, che bisogna dare ad entrambe la stessa risposta. Voglio dire, la lagnanza sul temibile contrasto dell'ideale che la massoneria si prefigge con la comune realtà. Rispondo: certamente molto ci manca a che siano tutti massoni quelli che recano questo nome, ma tutti debbono pervenirvi e non si deve abbandonare nessuno che porti questo nome. Finché così accade, finché ci si sforzi soltanto verso quell'ideale, l'associazione resta massonica, anche nel caso che neppure uno dei suoi singoli membri abbia raggiunto tale scopo, anche nel caso che fino ad oggi stesso lo scopo effettivo della massoneria sussistente fosse soltanto stato di cercare il suo scopo. Una volta così confermato si fatto scopo, non limitiamoci a sapere, ma agiamo anche, per agire con tanto maggior zelo quanto più potessimo trovare che la realtà sia, secondo la nostra opinione, lontana dall'ideale. Chi allo spettacolo delle deficienze degli umani rapporti e della nullità, dell'inversione, della corruzione regnanti fra gli uomini, si lascia cadere la braccia e va fuori dei gangheri e si lagna della malvagità dei tempi, non è uomo. Appunto, nella capacità di scorgere i difetti degli uomini è insita la santa missione di renderli migliori.